Sì, io provo a tornare alla domanda iniziale, quindi ricominciare anche da là, a che punto siamo con la questione corridoi. E siamo a un momento importante, credo, perché doveva iniziarsi nel 2021 questa riflessione sui corridoi, invece è stata anticipata e quindi già il Ministero ha dato le prime indicazioni. Entro gennaio bisognava mandare le prime indicazioni, il secondo per febbraio, a metà marzo bisogna avere il primo documento. Qui diciamo questa rilettura delle reti TEN è diventata una cosa molto importante e diciamo se questi erano i corridoi iniziali definiti dalla norma nel 2013, in effetti ci sono stati degli scompensi formidabili creati a Bruxelles, ma su cui il nostro paese in qualche modo è stato un po' in ritardo, perché io faccio soltanto una riflessione, purtroppo devo andare un poco più nel tecnico. Nella stessa norma sono stati definiti nel 2013 sia i cosiddetti corridoi infrastrutturali, quindi quelli che bisogna realizzare per fare camminare i treni, e nello stesso momento, stamattina Paolo Costa li richiamava, sono stati definiti i rail freight corridor, cioè dire i corridoi dove oggi camminano i treni. E questa cosa purtroppo non coincide, per cui si è arrivata a una contraddizione formidabile a livello europeo, per cui da una parte abbiamo i corridoi TEN, che sono quelli che dovremmo fare, da un'altra parte abbiamo gli RFC, che sono quelli su cui viaggiano invece i treni. Queste due cose non si parlavano, con risultato che giustamente RFI era costretto da una parte a seguire il programma TEN, perché è il programma ufficiale dell'Europa. Dall'altra parte tutti gli operatori chiedono gli investimenti sui corridoi dove viaggiano i treni, perché se oggi ne viaggiano 80 treni, mi chiedono di passarne 100, allora devo adeguare il segnalamento, devo adeguare il rango se non ce l'ha, devo adeguare le gallerie, e in Italia si è creata una contraddizione formidabile. Perché per esempio è banale vedere, ma faccio solo questa osservazione, che da Ravenna fino a Bari non c'è niente del TEN, e invece tutti i treni merci nazionali, tutti i treni merci dell'Italia camminano tutti là sopra, cioè sull'RFC 6. L'RFC 6 che insieme all'RFC 3, adesso non la voglio fare tecnica, molto tecnicistica, però è banale vedere che non c'è proprio niente su quel corridoio, c'è proprio niente. Guardando la TEN, tra Ancona e Bari non dovrebbe succedere niente, ancora più grave sotto, perché praticamente arriva a Taranto e poi da Taranto, dico peggiore, Tauro e Augusta, da Taranto non c'è nulla che colleghi al corridoio tirrenico, invece tutti i treni salgono, tutti i treni merci fanno Gioia Tauro oppure Augusta, Gioia Tauro, Bicocca, diciamo tutto il triangolo commerciale del sud, da dove partono tutti i treni merci Sicilia e Calabria, arrivano a Paola, si stradano sullo Ionio, risalgono fino a Taranto, fanno quel pezzetto di TEN e poi continuano direttamente fino a Ravenna, quindi fuori dai corridoi europei infrastrutturali, mentre in quelli di servizio, negli RFC, l'Europa è pienamente d'accordo, quindi è una contraddizione paurosa rispetto a cui nessuno metteva mano. Questo è lo schema dell'Italia, dove si vede ancora meglio come manca completamente il pezzo da Ravenna a Bari, e questo invece è lo schema dell'RFC, dove vedete che invece c'è tutto quanto la dorsale dell'Adriatico più tutto l'Adriatico Ionio, tutto quanto inserito. Quindi diciamo, a partire da questa contraddizione, chiaramente a Bruxelles si rimette in moto la discussione, si rimette in moto la riflessione e si comincia a dire cerchiamo di capire che succede, cerchiamo di recuperare delle decisionalità, diciamo di buona attenzione, perché a partire dal nostro paese, fortunatamente avendo fatto presso a poco zero investimenti in questo periodo, non siamo andati né sul corridoio infrastrutturale né su quello commerciale. Questo è chiaro che è un ritardo molto forte, ma è un ritardo molto forte principalmente a carico del Mezzogiorno d'Italia, dove insistono i due grandi porti, commerciali più diciamo monotematici, che sono da una parte Augusta, il più grande porto industriale del nostro paese, dall'altra parte Gioia Tauro, il più grande porto container del nostro paese, tutti e due porti disconnessi dalla rete europea. Allora il momento mi sembra che sia il momento adeguato per
per fare recriminazioni, storie, eccetera, ci abbiamo tutto il tempo che vogliamo e quello va benissimo, recuperare il tempo e discutere delle recriminazioni. Adesso credo che, però, hic et nunc, il problema non sia quello di fare la storia di questo paese, come vorrebbero fare qualcuno a favore dei Savoia, altri a favore dei Borboni. Personalmente non mi fa piacere scrivermi a nessuna di queste due scuole, ma scrivermi a quella che dice: se entro marzo dobbiamo fare le proposte, facciamo le proposte. Poi dopo discuteremo che libri di storia, di chi era la responsabilità, dove sta, da quale parte sta. Se questo è il caso, vado a vedere, torno per certi versi, torniamo a certe riflessioni fatte, questo è in qualche modo una scaletta, ma la faccio come esercizio, semplicemente come esercizio del nostro paese, varie volte si è detto il vantaggio geografico, rifaccio due conti, ma li faccio veloci e confronto sia il sud che non vi voglio tediare molto, ma giusto per fare due schematizzazioni. Questi sono i tempi, i giorni stimati per andare su questa famosa rotta di cui abbiamo parlato varie volte, dall'est al Mediterraneo all'Europa, quali sono i tempi che abbiamo sopra, i tempi che abbiamo sopra. Chiaramente se ci fermiamo, arriviamo a Giadauro, stiamo sui 25 grosso modo giorni. Se andiamo al nord Europa, a Rotterdam in particolare, risaliamo di 5-6 giorni in più. Ma se questo è evidente che queste sarebbero le schematizzazioni che dovremmo avere dal punto di vista del tempo, complessivamente 22 giorni, perché sono i 21 che abbiamo visto per Rotterdam più uno per estradarsi verso il cuore dell'Europa, da sotto invece arriviamo a 17 giorni, quindi grosso modo ci sono questi 5-6 giorni. Se questo possiamo fare, abbiamo fatto anche un esercizio ancora più preciso per vedere dove sono i punti dello scambio, diciamo le zone captive più interessanti, provenendo, se provengo da sinistra significa che sono entrato dal Nord Range, se provengo da destra vuol dire che sono entrato da Giudauro oppure da Genova o da Venezia o da Trieste, e si vede che tutto questo avrebbe un punto di incontro tra, in qualche modo diciamo, tra Verona e Bolzano. Questo sarebbe il punto dove si scambia il valore di entrare da nord o da sud. Questo giustificherebbe per quale motivo i treni oggi riforniscono Verona entrando da Rotterdam e non entrando da sud. Se invece modifico e metto dentro, allora il punto di partenza lo faccio Suez, e quindi di nuovo da sinistra Suez, da destra Giudauro e la linea gialla, quella rossa è Genova oppure Trieste. E vedete che a questo punto, se considero il tempo a partire da Suez, lo spostamento è ben oltre, quindi il punto di scambio di valenza non è più Verona, il punto di mezzo tra Rotterdam e i porti italiani, ma è decisamente a nord di Monaco, decisamente a nord si arriva quasi a Francoforte. Quindi diciamo tutta questa zona è una zona fortemente interessata dall'accesso da sud. Questo che cosa vuol dire? Che se noi mettessimo in campo delle riflessioni adesso, delle riflessioni importanti, l'abbiamo detto oggi, abbiamo detto ieri, abbiamo detto varie volte, che significa mettere in campo condizioni infrastrutturali insieme a delle condizioni complessive di regolamentazione che permettono alle nostre reti ferroviarie di sostenere l'impatto rispetto alle reti che vengono da nord. Io ricordo che quando nel 92 chiesero all'Olanda quale infrastruttura doveva fare, noi abbiamo chiesto nel 92 l'aeroporto di Malpensa, perché abbiamo detto che avrebbe risolto tutti i problemi italiani realizzare l'aeroporto di Malpensa. Poi in effetti è stato una delle tante cose che ha distrutto il sistema di trasporti italiano, perché ha obbligato all'Italia ad avere 3 basi operative. Non abbiamo mai chiuso l'aeroporto delle Nate e mai lo chiuderemo. Gli olandesi hanno detto: no, noi vogliamo soltanto la linea della Betuwe, la famosa linea della Betuwe. Diciamo, tutti quanti, dice, va bene, va bene. La linea della Betuwe faceva e fa un'operazione molto semplice: collega direttamente Rotterdam con il sistema ferroviario principale tedesco. Quindi Rotterdam con la linea della Betuwe è diventato il vero porto del sistema industriale tedesco, più degli stessi porti tedeschi.
Questo che cosa ha portato? Ha portato che adesso abbiamo degli standard internazionali che sono il PC45 per la sagoma, e vado a chiudere, e i 750 metri per la lunghezza treno, e mentre ci stiamo affannando in Italia a cercare in qualche modo di arrivare a questi standard, già in Germania transitano i treni da 1000 metri, in Francia treni da 1200 metri, quindi di fatto il terminal più a sud del sistema industriale tedesco, che è Verona, viene servito con, e sarà servito da qui a breve, con treni da 1000 metri su sagome da PC80. Allora, se c'è una riflessione in questo momento da fare, a parte tutta la questione dei raccordi ferroviari, è da chiedere che allora ufficialmente il nostro paese si impegni in modo forte ad avere una sagoma a PC80 in treno da 1000 metri. Perché se una traccia oraria costa sostanzialmente la stessa, sia se entro con un treno da 500 metri o con un treno da 1000 metri, è evidente che un treno da 1000 metri costa metà una cassa mobile, un container che sta sopra un treno da 1000 metri rispetto a stare sopra un treno da 500. Se i tedeschi operano con treni da 1000 metri fino a Verona e quindi riforniscono Verona con treni da 1000 metri, allora dobbiamo essere in grado di dare delle risposte omogenee. Se questo è il caso, bisogna fare l'ultima riflessione, perché se gli assi ferroviari riescono e se facciamo queste scelte possono riuscire, dobbiamo fare una riflessione sui nostri porti. E sui nostri porti c'è da fare, ci sarebbe da aprire un'altra discussione a valle di quella già introdotta stamattina, sullo stato dei nostri porti. Lo stato dei nostri porti, perché i nostri porti hanno una storia, quindi sono tutti porti di prima generazione, quindi porti che nascono attorno alle città. Abbiamo i porti di seconda generazione, che sono i porti industriali, che nascono a valle delle industrie. Ricordo solo qua, per stare vicino a dove siamo, il porto di Augusta, ma vale per il porto vicino alla raffineria di Sarroch, vale per il porto di Milazzo. Siamo arrivati ai porti di terza generazione, con i grandi porti dove si fa transshipment, dove si comincia a fare la logistica seria territoriale. Abbiamo provato a fare i porti di quarta generazione, il nostro paese è stato tra i più avanzati, quando siamo riusciti a fare i sistemi portuali. Purtroppo la spinta che è stata data, ma Rolfo De Dominicis lo citava poco fa, con la legge del Rio, con l'avanzamento, con i sistemi portuali, in qualche modo ha permesso di fare notevoli passi avanti, se ne dovrebbero fare degli altri, se già sappiamo che grandi sistemi, penso a due paesi come la Svezia e la Danimarca, che hanno messo insieme i porti di Malmo e Copenaghen, quindi due porti che stanno in due stati differenti messi insieme. Noi invece abbiamo, lo dico in maniera molto semplice, nella Sicilia orientale, quindi a distanza veramente di pochissimo, più autorità portuale. Prima, adesso più autorità del sistema portuale. La stessa cosa lungo la costa nord della Sicilia. Allora, credo che una riflessione su questo deve essere fatta, se penso tutti i sistemi, quindi di quarta generazione, penso ai due porti di Tacoma e Seattle, penso ai due porti cinesi di Zhang e Ningyo, due città, due gruppi che da una parte 7 milioni di abitanti, dall'altra parte 14 milioni di abitanti, quindi tutto questo avevano due porti, adesso sono unificati di nuovo. Quindi l'aggregazione in sistemi portuali che la riforma del 2016 portava avanti, in qualche modo non è stata spinta in maniera adeguata negli ultimi due anni, anzi negli ultimi due anni diciamo che, per essere chiari, si è fatto un grande macchina indietro. Porti di quinta generazione con l'integrazione orizzontale e verticale, anche su questo dovrei richiamare le cose che ha detto Dominicis poco fa, ritardi formidabili, praticamente qualcuno dei nostri sistemi prova a fare il porto di quinta generazione. Allora torniamo alle cose che abbiamo detto stamattina, ecco, questo proviamo a finire, quelli sono di terza, questo è di quarta, quelli sono di quinta. Torniamo a quello che dicevamo stamattina, nel senso che il vantaggio di avere una localizzazione geografica, ci siamo detti tante volte a banchina in mezzo al Mediterraneo, eccetera, però se continuiamo a stare in questo mondo
globalizzato con infrastrutture e servizi che sono grosso modo non da Sapiens Sapiens ma da Neanderthal rispetto a dove stanno gli altri e verso dove stanno andando gli altri, sappiamo di essere folcloristici. Ed è un aggettivo che può essere interessante, perché facciamo il turismo, facciamo queste cose, ma quanto è politica, industriale, marittima, certamente non siamo seduti a questo tavolo, certamente. Siamo rigorosamente volti all'indietro. Allora credo, e con questo credo che possiamo fare una riflessione, credo che è una riflessione, un'ultima riflessione che si può fare. Abbiamo in questo momento questa grande occasione. È l'occasione del 2020 che ci vede, ci può vedere partecipi di riflessioni importanti verso l'Europa e all'interno del nostro paese e dico anche all'interno del Mezzogiorno per quanto ne può valere. Su questi temi negli ultimi due anni c'è stata una convergenza tra alcune o tutte le regioni del Mezzogiorno. Penso alla questione ZES. È una questione partita formalmente da una regione, partita dalla regione Calabria con una legge istitutiva. Quando è stato chiesto la allarghiamo a tutte le regioni del Mezzogiorno, Calabria ha detto certamente sì. C'è stato un forte coordinamento, oggi ci sono le ZES in tutto il Mezzogiorno. Vanno bene, vanno male, su questo dovremmo tornare alla sessione stamattina, sarebbe interessante tornarci. Pista ciclabile. C'è la grande pista, le cito come esempi, la pista Venezia-Torino, la grande pista ciclabile nazionale, la seconda era l'Emilia-Romagna, terza in Toscana, la quarta sul Gra. Di nuovo, un accordo tra da una parte Campania, Basilicata e Puglia ha permesso di fare partire due anni fa la pista cosetta dell'acquedotto pugliese, la prima pista del Mezzogiorno, un accordo tra Sicilia, Basilicata e Calabria ha fatto permettere di far partire, ci sono in corso le gare, la progettazione della pista della Magna Grecia. Allora io credo che se c'è una partecipazione, una capacità di condividere delle decisioni, sia a livello di singola regione con le agenzie, le autorità portuali, autorità del sistema, gli aeroporti eccetera, così come c'è stato per le ZES, se c'è una capacità di riflettere insieme probabilmente si può intervenire in questo momento, che credo che sia un momento particolarmente importante, nella rilettura delle reti internazionali. Se siamo in grado di partecipare, uso una parola introdotta dall'organizzazione del convegno che ringrazio tantissimo, la dottoressa Succi per tutti, CERPMED, MEDCOM, fare squadra, ma lo dico fare squadra veramente in senso ampio, diceva ieri il professore Salvo, se fare squadra in senso ampio significa provare a fare una partita con una maggiore collaborazione, leggevo proprio a proposito del PCS che Franklin Delano Roosevelt diceva fino a un certo punto c'è la competizione, a un certo punto si vede che la competizione non riesce più a produrre nulla di buono. Dopo la competizione, quando voglio andare ancora oltre, devo passare alla collaborazione. Allora probabilmente se noi riuscissimo come sistema Mezzogiorno da una parte o come sistema Italia, richiamo tutto quanto detto dal professor Costa stamattina, probabilmente se avessimo una lettura in questo momento, come lo dicevo, qui ed ora, nel dibattito forte internazionale, il 20 marzo, 22 marzo si chiude la prima call per la nuova TNT, anche rispetto alla TMN, cioè dire a Trans-Mediterranean Network, probabilmente se ci fosse una maggiore attenzione, se ci fosse una maggiore partecipazione su questo tema, e quindi chiamo sia l'Accademia, sia le agenzie, le autorità portuali, ma anche la stampa che dovrebbe fare la sua parte, sia le grandi istituzioni, regioni, le città, probabilmente è una buona occasione su cui si può provare a fare delle proposte di avanzamento perché questa zona del paese che dovrebbe essere una grande banchina lo diventi veramente, non una banchina vuota.